Ciao! Allora, oggi vi parlo di questo correttore della Neve Cosmetics, che sapete che quando è uscito è stato il boom, effettivamente è un correttore rivoluzionario, e appena è rimasto in offerta l'ho voluto provare, in offerta, prezzo pieno non l'avrei mai preso, è il nascondino lo chiamano, e questo è il 04 Guava, quello che dicono essere perfetto per... Guardiamo cosa dice la fotocamera, ok. Quello che dicono essere perfetto per il contorno occhi per le occhiaie. Effettivamente ha un sottotono leggermente aranciato che lo fa molto ricordare alle Race Pastel della Benefit. Copre davvero bene le occhiaie, le mie occhiaie poi le copre abbastanza bene con varie passate, quindi primo passaggio, secondo passaggio, applicandolo bene, sfumandolo bene e poi si fissa con la cipria. Una volta applicato, dura e vedete che l'ho proprio finito, quindi non ci si può sbagliare. Una volta applicato e fissato con la cipria, dura, non va nelle pieghette, non si sposta, non va a segnare il contorno occhi, quindi su questo davvero bene. E essendo la Neve Cosmetics è anche un prodotto con ottimo inci, e se riesco a vedere la quantità, è un 1,5 ml. Ecco, per il prezzo che ha è davvero poco, pochissimo prodotto, anche perché applicato con le dita lo andiamo a scaldare un attimo col polpastrello e lo applichiamo. Se usiamo il pennello è tremendo perché andiamo a usare troppo prodotto. Non tanto perché si applica troppo, ma perché lo consumiamo troppo e per il prezzo che ha sarebbe davvero una cosa sconveniente, perché vedete che la confezioncina è tanto bella grossina, tanto bella carina, ma poi dentro alla fine ce ne sta poco di prodotto davvero. Ed è peccato perché sapete che io sono alla ricerca del correttore per le occhiaie, perché il mio non lo fanno più e quindi sono alla ricerca del correttore perfetto per le occhiaie. Questo sicuramente potrebbe andare nella top list tra i correttori preferiti, ma quando è in offerta perché a prezzo pieno non lo prenderei mai, anche se è un ottimo prodotto. Fatemi sapere se avete provato, come vi siete trovate. Se come me lo amate, ma credete che sia un po' troppo costoso. E spero di essere stata utile e al prossimo video. Ciao!